E dalla lotta all'evasione, Marco, passiamo a parlare di lotta alle mafie anche nel contesto europeo e internazionale, perché le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'economia, lo abbiamo raccontato tante volte, stanno diventando sempre più aggressive, agevolate anche da questi tempi difficili determinati dalla pandemia. Vediamo come sta cambiando l'azione di contrasto rispetto a questi fenomeni da parte della polizia. Ne parliamo con Vittorio Rizzi, vice capo della polizia, che è collegato con noi dalla sede Buongiorno. di Viale Mazzini. Buongiorno, dottor Rizzi, grazie per essere con noi, ma prima però ci lasci chiederle come sono andati i controlli in questi 2 giorni, anzi 3 giorni di festività pasquale, dove appunto non si poteva sostanzialmente andare in giro. Piccolo bilancio. Ma il bilancio, diciamo, noi non abbiamo bilanci positivi quando durante le feste siamo costretti a controllare le persone, limitandone la libertà di spostamento. Però è un lavoro che andava fatto, 10.000 gli uomini della Polizia di Stato che erano in campo, ma tutte le forze dell'ordine hanno schierato proprio personale, 3.000 volanti sull'intero territorio, persone contravvenzionate, siamo intervenuti in più contesti di, diciamo, di aggregazione non regolare. La Pasqua sostanzialmente è trascorsa tranquillamente. Cerchiamo di fare questi controlli con rigore ma anche con molta umanità perché non ci troviamo di fronte a criminali ma a persone che hanno anche voglia di recuperare un po' di libertà e ci rendiamo conto che in questo momento storico bisogna un po' contemperare le esigenze di sicurezza con quelle che sono anche le legittime aspettative dei cittadini di poter vivere la loro Pasqua. Certo. Senta, prefetto, le conseguenze economiche della pandemia rischiano di essere per le mafie, per la criminalità organizzata, una stagione d'oro. Cioè, non passa giorno che non sentiamo un ristoratore, un gestore di stabilimenti balneari che non dica io non ho più soldi e finirò nelle mani degli usurai e quindi in generale. Spesso questo significa finire nelle mani della criminalità organizzata. Che tipo di contrasto si sta facendo a questo evidente tentativo, delle mafie di mettere le mani su tante attività economiche in difficoltà? Guardi, sono molte le iniziative e devo dire che il sistema delle forze di polizia nazionale ha messo in campo un dispositivo di prevenzione molto efficace. Siamo stati, credo, il primo paese, già ad aprile dell'anno scorso a realizzare un organismo di monitoraggio fortemente voluto dal Ministro dell'Interno, la Ministra Luciana Lamorgese, per mettere in campo un organismo composto da tutte le forze di polizia, in modo tale da avere un patrimonio di conoscenze il più ricco possibile, per cercare di cogliere i sintomi di eventuali infiltrazioni nell'economia legale. Questo ci ha consentito di poter monitorare ogni minima variazione di quelli che erano anche i trend criminali che man mano si modificavano anche a causa del lockdown. Questa esperienza è stata così efficace che l'abbiamo proposta anche a livello internazionale e siamo co-leader insieme ad Europol di un gruppo di una decina di paesi europei che fanno lo stesso lavoro, ma lo fanno a guida italiana. Lo fanno utilizzando questo meccanismo di monitoraggio perché di fronte ad una crisi globale e oggi non possiamo più immaginare che anche le dinamiche della criminalità siano confinate, per esempio, per le mafie nella regione di origine. Oggi le mafie hanno una capacità di espansione e sono assolutamente pervasive e sono presenti in tutto il mondo. Quindi il sintomo che si può registrare in Olanda piuttosto che in Australia, può domani essere il medesimo sintomo che si verifica in un altro paese. Con questo meccanismo stiamo monitorando sia, ogni forma di tentativo di infiltrazione nella pubblica amministrazione, ma anche, tutti i reati che sono cosiddetti della Covid economy, il tentativo per esempio di sfruttare
i meccanismi, i sistemi di protezione individuale, piuttosto che la distribuzione dei vaccini. È un lavoro che facciamo insieme ad altri paesi e facciamo con la regia di organismi multilaterali, come in questo caso Europol. Senta, dottor Rizzi, la capacità di agire all'estero, in sostanza, insomma, di espandersi, è pari in tutte le organizzazioni criminali, per quel che voi, insomma, ne sapete, oppure ci sono organizzazioni criminali più aggressive da questo punto di vista? Guardi, le organizzazioni criminali nel mondo sono tantissime e hanno quasi tutti come business il narcotraffico. Le organizzazioni criminali italiane sono storicamente organizzazioni criminali molto pericolose e incredibilmente poco conosciute all'estero. In particolare una organizzazione criminale, l''Ndrangheta, è riuscita per molti anni a lavorare e a vivere sotto traccia. Oggi proprio l''Ndrangheta, che è uno dei principali, se non il principale broker del narcotraffico sui mercati internazionali, è oggetto di un contrasto molto forte. Questa volta è un'altra l'agenzia multilaterale, stiamo vedendo le immagini proprio della cattura di Interpol di un 'ndranghetista che si chiamava Biart, si chiama Biart, a Santo Domingo, diciamo, l''Ndrangheta in questo momento è presente in 32 paesi, il suo core business è il narcotraffico, ma oggi l''Ndrangheta si presenta anche come una mafia dai colletti bianchi, in grado di inserirsi nei tessuti economico, sociali, persino amministrativi e politici dei paesi nei quali si è radicata. Oggi soltanto dal rapporto della Direzione Investigativa Antimafia è presente in 32 paesi. Anche qui le forze di polizia italiana hanno fatto squadra, polizia, carabinieri, guardia di finanza, si sono uniti proprio per un progetto che si chiama ICAN, Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta, cioè la lotta che dobbiamo fare insieme perché di fronte ad una minaccia globale si possa rispondere con un attacco globale alla più pericolosa delle organizzazioni criminali italiane, che è l''Ndrangheta. Prefetto, un'ultima domanda. Come lei ricordava, c'è questa, appunto, questa struttura organizzativa interforze a livello internazionale che appunto lei presiede, e noi veniamo da un mese nel quale sono stati fatti alcuni arresti molto importanti di pericolosi latitanti. E ci sono altri obiettivi che voi vedete a breve? Sì, ce ne sono, devo dire, molti. Il primo e più importante obiettivo è quello di sviluppare consapevolezza, perché quello che dicevo prima è che in molti paesi del mondo non c'è consapevolezza della pericolosità della 'Ndrangheta, proprio perché in questo momento storico l''Ndrangheta, disponendo di enormi capitali, investe in tutti i paesi del mondo. Nel momento in cui un'organizzazione criminale non spara, non commette estorsioni, ma porta denaro, è la benvenuta in qualunque paese del mondo. Il problema è che quel denaro è denaro sporco, è denaro che finirà per inquinare l'economia e molto più di ogni altra forma criminosa finirà per strozzare gli imprenditori che sono onesti, che investono il denaro secondo i profitti che hanno maturato pagando le tasse. Tutto questo non accade per il denaro sporco e quindi questo denaro strozzerà l'economia. Il primo passaggio è la consapevolezza della minaccia mafiosa. Il secondo passaggio è costruire in ogni paese che aderisce a questo progetto squadre dedicate e specializzate nella lotta all''Ndrangheta. Il terzo e ultimo obiettivo è intanto arrestare le persone che sono in latitanza. Lo ha dimostrato la storia della lotta alla criminalità. Arrestare i latitanti significa spezzare le reti che sostengono le mafie in tutto il mondo e anche dare un fortissimo segnale di capacità dello Stato di riaffermare la democrazia. Questi sono gli obiettivi a breve periodo. L'ultimo e più importante è aggredire i patrimoni che illecitamente si sono accumulati all'estero e poter restituire all'economia legale quello che è dell'economia legale. Grazie, dottor Rizzi. Grazie, prefetto.